è difficile cercare qualcosa che non esiste perché ormai è stato creato tutto, andare a perfezionare quello che già esiste, magari avendo un focus preciso, perché il focus funziona sempre. La motivazione principale era che il target dei miei clienti difficilmente andava in palestra. Io lavoro su persone che sono in sovrappeso, persone che hanno comunque persone depresse, persone che non vogliono stare a contatto con gli altri, e quindi lanciarle in un luogo dove c'era già il culto dell'allenamento era un po' difficile. Le educhiamo da casa per poi portarle all'aperto e per poi portarle in palestra. L'ostacolo principale è stato quello di somigliare a una app dell'allenamento. Non siamo un'app perché dietro c'è un lavoro di persone, di esseri umani. Innovazione, sì, quindi avvicinarci a quello che sarà il futuro. Ti posso dire che negli ultimi 2 anni, in base agli studi che ho fatto proprio sui miei clienti, ho creato col mio team un portale, quindi un sito dove puoi accedere e seguire l'allenamento tramite questa pagina personalizzata, dove ci sono le tue indicazioni, ci sono le guide, le abitudini e, cosa importante, ci sono questi allenamenti in diretta che facciamo. Immagina che mi collego contemporaneamente con 200 persone che si allenano a casa loro.